La 14ª puntata del libricino del Muori, che esce poco dopo rispetto alla 13. Yeah! Ma invece abituate? Sto mese però recuperiamo un po', dai. Comincia con l'amore. È tutto il discorso dalla puntata prima. Famo finta di sta insieme. So così sottona che me sta bene. Ma in realtà il piano di Light è faglie vedelle. Per scoprire come si chiama. Se serve dei modelle a cui farà fa una fine grama. Secondo me un po' te ama. Ah! Comunque no, la vola ammazzà dopo aver sbragato L. Aletta, ma sei proprio un perro. Sonaggio, bello, te li già facevate sbagliare. Ma c'è un motivo per cui fa così. Perché Light pensa che Misa sia cattiva, eh? Alla stregua di quelli che ammazza. Anche per questo non si fa problemi a usarla. Lo dimostra il fatto che alla puntata prima l'hanno tagliato. Ma gli dice: hai ucciso poliziotti innocenti. Non sei diversa dal ladro che mi hai raccontato che ha ucciso i tuoi. Light ha veramente una sua morale e la segue. Ah, ma quindi fosse stata una personcina brava, non l'avresti usata. No, l'avrei usata e ammazzata uguale. È l'unica che sa che so Kira. Testimone ocularissimo. Occhi del cuore oculare vero. È per il bene superiore. Senti, ma io t'ho fatto vedere il mio. Tu fammi vedere il tuo. Shinigami, sì. How could this happen? Scusate, volgarità. E Light accetta. Ma come chiede se me sta bene, oh? Ma non lo so io, che so, cagnolino, eh? M'hai preso allo shinicanile, allo shinile. V'ammazzo tutti, basta. Light la tocca con un pezzettino di quaderno. Solo un pezzettino. Dopo che gli ha fatto chiudere gli occhi e fatta girare. E facendo la 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 la. Così non si capisce i rumori da dove prende cosa. No, questo non ha fatto. Ma per fate capire che mica è scemo. Questa arriva col quaderno, tiè. Ma poi la gente non era impazzita per nasconderlo sto quaderno. Io non ci avevo mi sa che se fa sti problemi, se lo porta in giro proprio tranquilla. Se lo scorda pure al bar. Oh, porca troia, è dovuta tornare not blu perché si era scordato per me. Queste sono le classiche cose che all'inizio sembrano: oh, ah, sarà un problema. E poi tutti come gli pare. Tipo il Super Saiyan. Ah, wow. E poi non è che si mette a smontare tutto il baracchino, che Rambardi sta ancora a prendere appunti su come ha fatto. Solo un pezzetto. Accontentate. Accontentatelle. E sbam. Ecco Ryuk. Che carino! Beh, grazie. Non assomiglia per niente a Rem! Eccala, LA. Cosa vorresti insinuare? Che siamo tutti uguali? Poi detto da un giapponese li mortà. No. Razzismo! Shinigamismo! Vabbè, bella! Oh, iniziamo subito. Già so troppe, basta. A proposito, Light, tu lo sai come si uccide uno Shinigami? Ti avevo detto due puntate fa, porco zio, che non lo dovevi dire a nessuno. Light, questa non mi piace, eh. Non mi dovrei mettere in mezzo, ma forse dovresti lasciarla. Pure Light glielo dice. Ma come cazzo te ne esci? No, gli dice tutta sta confidenza perché lo chiama per nome. E in Giappone, guai a te se chiami qualcuno per nome, eh. Non sia mai, vuol dire che sei intimo. Devi mettere un suffisso. Kun, chan, san, domo, e, i, a, u, a, bene. Preferirei Sama. E se chiami uno col nome, basta. Vuol dire che siete intimi, appunto. Ma sta cosa si sa. Se sama. In hotel, intanto. Hotelle. Niente, Sdemona. L se guarda tutte le puntate passate del Grande Fratello del 22 ad Adoyama. E vuole che Moji sia attaccato al culo. Termine investigativo accuratissimo. The Light. Perché può essere. Può L. Che il secondo Kira lo avvicinerà in qualche modo. Ok, ma non dorme mai? No, c'ha da edità. Cioè, l'ho beccato a dormire in quella posizione. Ma cazzo dici? Dorme in piedi come i cavalli. I cavalli! Ma non caschi in avanti, come si tiene in equilibrio? Se puntella! Sta appollaiato! Appollaiato! Basta! Regà, fermatemi. E intanto mozzica un ghiacciolo. Denti sensibili? Sensibielli? Sensodile. Torniamo da Light. Giusto in tempo per la fine della spiegazione di come si schioppano Shinigami. Devi farli innamorare di un umano. E fagli usare il quaderno per dargli una mano. Esatto! Sacrificassimo un umano! Pure a me pare una cazzata! E sono umano pure io! Vabbè, a posto, andiamo avanti. Te sono rimaste delle cassette.
Gelus è diventato una scoricina volante per salvare sta rimastina. No, gli stiamo, dai. A posto. Serietà? Dio di un nuovo mondo. Vai. Sì, delle cassette me sono rimaste. Piccola parentesi, qua hanno tagliato una cosa, mannaggia. Ma Light gli chiede pure come funzionano gli occhi del Muori. Cioè, quanto deve essere visibile una faccia per fargli leggere il nome? Cosa mi hai chiesto? Una domanda intelligente. Beh, secondo aggettivo. Per esempio, se vede la nuca di una persona, non può leggere niente, ovviamente. Farime c'è. Di profilo, invece, sì. Se la vede per così anche. Invece, se vede qualcuno con gli occhiali, lo può sì leggere. Ma solo se vede anche tutto il resto del volto. Perché gli occhi sono importanti, guarda caso. Deve riuscire a vedere l'occhio. Se vede solo dal naso in giù, non riesce a leggere il nome. Capito come? Fari rima e ricè. Dicevamo, col materiale rimasto, le cassette e le buste, ce famo un bel falò. Felleo. Ma prima dovrei spedire un altro messaggino, dove direi più o meno, famo che ne è successo niente. Rinuncio a incontrare il vero Kira. Ho esagerato, c'è sta una procedura, una burocrazia, non è che arrivo e pretendo. Continuerò ad ammazzare criminali finché il senpai non mi noticerà. Ciaccia. E poi condividerò il mio potere con altra gente a caso che riterrò meritevole. Condividere? Lo so che te sei freebooter. Il tasto condividi non riesci a vederlo manco con gli occhi del Muori. Che c'hai 30 decimi adesso. Perché se c'hai gli occhi del Muori c'hai 30 decimi di vista. A ripiccola parentesi. Ma è per buttare la buttaella in caciara. Così Ellen ci capirà un cannolo. Infine, se te catturano, io e te se conosciamo. E non dire niente nemmeno del quaderno. Perché il quaderno è l'unica prova contro di noi. L'elenco delle persone che guarda caso sono morte. Prima regola del quaderno. L'umano su quel nome sarà scritto. No! Non parlare mai del quaderno. Devi tenere sto segreto. No come quello di uccidi Shinigami. Tutto chiaro? Tutto Kira? No! Ma come no? Ho sentito fino a burocrazia. Poi mi sono persa nei tuoi occhi. Oh, non è difficile. Difficile? Eh sì, pure io c'ho sto problema con lei. Vabbè, mi sta bene tutto. Basta che posso mettere una condizione pure io. Testa allargata, allerga, devo ammazzarti. Dovevo uscire almeno una volta a settimana. Ah, non si può fare. Ti ho detto a fine puntata prima che Ellen mi si accoella sospetta che io sia Kira. E mo se ciccia fuori qualcuno di nuovo nella mia vita, potrebbe capire. A mappe di sto L quanto è forte. Sono meglio io. Senza dubbio. Segue spiegone dell'episodio 9. Ellen mi ha fatto come te, si è presentato. Me fregate tutti così, oh. Io faccio i piani machiavellici e invece Machiavelle entra. Ma grazie a questo ci siamo avvicinati ed ognuno indaga sull'altro. È tutta una partita a scacchi. Ma perché non me lo presenti? Oh, certo! Come ho fatto a non pensarci? Scusa se ti ho chiamato scemo Kira. Genio fenomenissimo Kira. Tutti i miei aggettivi devono passare a te, oh. Potrei presentartelo. Mannaggia gli orfani con gli occhi a palla. Devi essere paziente con lei. Non te lo posso presentare. Quello sta sempre in hotel. Manco gli Hikikomori. Gli Hikikomori. Quello ti manda a Watari alle 4 di notte col computerino solo per dirte ciao. Com'è andata la giornata? Te lo presento. Non se può. Ah! Ma perché non me lo presenti? Oso, ma altre qualità, va bene, oh. Mi sta bene tutto, basta che usciamo insieme. Sì, usciremo insieme. Yeah! Ma prima fammi pensare a un modo per farti entrare nella mia vita, senza che Elle sospetti troppo. Per fare questo, dovrò uscire pure con qualcun'altra. Ma perché così pare che sto a vedere alcune, tra cui te. E poi magari scelgo a te, no? Non è che subito cucù ne convieni, è la cosa più logica. Ma tanto a te te sta bene tutto, non capisci in cazzo ancora che perdo tempo a spiegate. Non esiste proprio. Se te vedo in giro con qualcuna, schiopperà più velocemente del primo che imboccherà nell'area 51 il 20 settembre. Azza, allora veloce veramente. Azza, allora le cose le capisce quando gli pare. Ma perché non potevo stare insieme? Kira! Ma cos'è l'amore per te? Non ti basto io? Mi manca qualcosa? Perché non stiamo a giocare, stiamo a cambiare il mondo. E sti cazzi, me ne frego del mondo, voglio sta con te. Ma come? Tu volevi conoscermi perché seguivi gli obiettivi di Kira? Che è mo tutto st'amore? De Kira eri fan, non so se siamo mai visti né sentiti. Io e lei non abbiamo mai mangiato, ammazzato insieme. Lo so. E infatti prima ero solo fan, sì. Ma poi quando t'ho visto, ho sentito le campane che manco Elena puntata 25. Ma Light è così. Lui ce la mette tutta, ma è troppo affascinante per passare inosservato. È la sua croce. Ma sei così superficiale solo perché so figo. Ma se mi ami fai come ti dico. Non funziona così l'amore. Quella si chiama schiavitù, Light, è un'altra cosa. Ma la puntata prima eri tutta un usami, straziami. Se dicono tante cose. Light, che t'avevo detto? Ah, devi ammazzare. Questa pezza sono i cazzi sua. È troppo pericolosa. Falla secca. C'hai ragione. La faccio secca.
No, Light, io sto di metafisicamente. Sarebbe meglio. Però dai, porella. M'ha dato pure il quaderno suo. Ma scema! Col cazzo che mi metto con te. Tiè, tiè. Rimarrai zitelle. E no. Questa è sotto la mia protezione. Se lei muore, io faccio schioppo a te. E attenzione, qua possiamo vedere la durata vitale di tutte e due? Qual è la maggiore? Non ci si capisce niente, ma almeno dai numeri. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi fa poker Mattarello. Mattarelle. Mattarella, no? Ecco, il vilipendio. Ma se tu l'aiutassi, moriresti. Già. Ah, mi vuoi così bene, Rem? Non ho detto questo. Anche se ho sbandierato dubito il segreto di come ammazzate. Magari era meglio non dirlo a uno che si sta a fare problemi a minacciare la tua vita. Ma sì, te voglio bene. Cioè, non ho detto questo. Ma comunque, no, Rem non morirebbe mica. Perché ucciderebbe Light se Misa dovesse morire da quello che ha detto. Non è che aiuterebbe Misa o gli darebbe anni. Cioè, sarebbe già morta. Al limite la vendicherebbe. Ma come poi influi sulla sua durata vitale? Infatti, nel fumetto non è così. Nel fumetto dice anche: se scopro che stai a fare qualche impiccio per farla secca, allora t'ammazzo. E questo ucciderebbe pure lei, allora, capito, no? Ma qua non lo dice. Così non si capisce un cazzo, peccato. Questa è una delle poche cose trasposte male. Ma st'anime è bello, eh. Non è come qua, roba strana di fin de Berserk. Comunque, sempre un problema. Però meglio, così manco c'è moro. Ma questa è scema, davvero. Tensione, tensione dappertutto. Che se taglia col cortelle. Vabbè che vabbè, che sei bello, intelligente, affascinante. Ma non è che te voglio in camera tua a fa' come te pare con questa. E dai, siamo pur sempre in Giappone, che cazzo. Che pensi che te faccia fare le cosacce? Oppure saio al piano di sotto? No. Ma certo che sì. Almeno prendi i preservativi, dai. Madre, hai ragione. Fate senza, non preoccuparti. Se la metti incinta lo cresciamo noi, bambino. Un futuro genio. No, Misa, se deve dare perché è tardi, è pericoloso. Dissero a quello che fino a 5 secondi fa minacciava di ucciderla malissimo. Fuori è pericoloso. Ma poi pericoloso di che chi l'ha ammazzato tutti? Se uno fa un reato, porco tra. Quindi pericoloso, vabbè. E c'ha. E c'ha. È stato un discutibile piacere. Light, ma non ti hanno messo gentiluomo come ultimo aggettivo? Non l'accompagni alla stazione? Se l'accompagno la butto sotto un treno quando Rem è distratta. Non c'è problema, vado da sola. E via. Deja vu. Caruccettina. Pare una chiesa sconsacrata che è zampe, eh. Una tovaglia coi codini. Però caruccettina. Magari la ficcano sotto. Cosa? Mi sono innamorato tutto del botto. Ah! Quindi ora Light ha sì acquisito il potere degli occhi del muori. Ma anche una cosa in più a cui pensà. Perché la dovrà difendere da L. Una palla al piede. Una paella. Però gli occhi del muori. Dai! Però che cazzo. Però i poteri veri. Però la cioccano. È andata esattamente come volevo. Ora sto insieme a Kira. Ma t'ha solo cercato di comandare Bacchetta. E quando hai detto una volta per sbaglio no, ha minacciato d'ammazzate. Prevaricazione e violenza verbale. Siamo proprio come una vecchia coppia sposata. Viva la famiglia tradizionale. Tradizionale. Niente, ormai è andata fuori controllo. Controllo. Regolette del muori. Suicidio è una causa di morte accettabile da scrivere. Perché non è una di quelle cose impossibili, tipo gli esperimenti della Light un po' di puntate fa. Perché ogni essere umano, una volta ogni tanto, ha pensieri suicidi. O comunque è una cosa insita nell'umano, nell'umanità. Che allegria! Ed ognuno sceglierà il metodo a lui più congeniale. Chi se butta di sotto, chi se spara sulle gengive, chi va a un convegno dei terrapiattisti vestito da Galileo Galilelle. Ed ecco la regola che mi avete contestato un po' di tempo fa. Che è vero. Quindi c'è ragione. Mica sto qua a dire no. Cioè che la morte di una persona, che sia suicidio, incidente, casca da scale, non può influire sulla vita di altri. Ad esempio, io avevo detto, che ne so, Trump si ammazza dopo aver fatto partire i missili nucleari. Non si può fare. E morirebbe solo di schioppacore. Però ho capito. Ma posso indurlo a farlo, regà. Tipo faccio scrivere uno su un muro: chi ammazzerà tutta la tua famiglia se non premi il pulsante dei missili. Cioè può far scrivere le cose alle vittime. Però già l'ha fatto. Anche le cose a cui lui non ci penserebbe, tipo i filastrocche strane. E questo è il modo più stupido che mi è venuto in mente adesso. Dammi altri 5 minuti per inventare altri 7. Se può fa. Quindi Ryuk, devi stare attento quando tiri i libricini. E rimani senza cibo. Vabbè va. Però sua carta non se può fa. E questo è giusto. Torniamo da Light. Che appunto, siccome esiste sta regoletta, non può usare gente per mettere in pericolo la vita di Misa. Così che poi il Rem intervenga e se suicidi praticamente per salvarla. Ma poi anche se potesse fa, Rem sospetterebbe subito di me. Quindi che posso fa? Niente! Non posso fare niente!
E dagli dei ricerchine come Misa aveva fatto su lui. Ah, si stalkerizzano a vicenda. Bam! Light scopre che Misa è Nidol! Nidol! Ma soprattutto che online c'è pure la storia dei genitori sbragati dal ladro, che è stato sbragato da Kira, che al mercato suo Ciro comprò. Quindi si sa che è pro Kira. E guarda caso mo è la mia ragazza e mi vuole tanto bene. E il secondo Kira era pro Kira pure lui, guarda caso. E può essere che si sono contrati. Vabbè Light, te chiude. Alla fine è circostanziale. Dai, c'è pure la ragazza famosetta. Non sei contento? No, questo è troppo in vista. Perché c'è l'occhio da... Lascia perdere. E infatti lasciamo perdere pure il piano ammazzalla. Per adesso pensiamo a come fai gli VDL. Una cosa alla volta, sti cazzo dei personaggi secondari mi distraggono dal portare ordine e disciplina nel mondo. Che qua sta diventando... I problemi di schioppa cuore. Light chiede alla famiglia di farseli cazzi loro su Misa, soprattutto con Papino, che poi glielo dice a Elle e la potrebbe sgamà. Non ho capito, che è una modella e i fan bisogna farli sognà. Una modella? Quella? Vestita così? Modella di che? De bare? Vabbè, me sto zitta. Bra, previo pagamento. Ricatto il dio di un nuovo mondo? Ah, tutto a tuo fratello sei. Light rimugina su tutte cose mentre fa venire la labirintita una penna. Tiè, la manipolazione. Ma qualcuno lo interrompe. Light, è stata una tua idea quella di metterci insieme, eh? Ho finito le voci di donne, ragazzi. E mo non me calcoli proprio? Cos'ha quella penna che io non ho? Ma Light, ma non eri gay, eh? Hai visto, sì? Quello che ti dicevo l'altra volta. Questo se acchiappa tutto e gotta kill em all. E mo questa chi è? Kiyomi Takada. Che poi pure questa è più grande di lui, oh. È del primo anno, non so, scordiamo, eh. E con chi si mette? Con altra famosa. Damn, it feels good to be a... Kami! Ma non è classista Light, eh? No, 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 no. Ma i bariste ne esistono più. Sì, esistono, ma sei rimorchieri potti. Stacco. Miss Università. Cringe. Ci siamo messi vicini di posto apposta. A posto. Ancora più cringe. Wow, cazzo, siete compagni di banco. Le decisioni irrevocabili proprio. Se torna più indietro, se si danna la mano scoppia lo scandalo. Ma il Giappone è così. Pure mettersi vicini di posto è vista come una cosa... I grandi segni, le dimostrazioni. A proposito di vista, na vabbè da Misa. Che mi sa che la pia sprangate. Non gli serve il quaderno. Scusa carissima, è che... Oh, c'ho da pensare, intacco là. Mamma mia, ma che vuoi? Ma segui la lezione, non rompe i coglioni. Sei bellissima. Ah, cioè, non chiamarmi messo università che è cringe. Intendevo dire che sei bellissima anche fuori. Ah, vuol dire che sono bella dentro. Ah, per un'ora dovrebbe sta buona. E Moji è lì. Ma mannaggia uno d'età di studenti. Ma rimannaggia Matsuda. Ma perché? Ma questo c'ha 46 anni. Ma poi mette una telecamera in aula, L? Anziché rischia la gente. Che Ryuk poi a letto glielo dice quando lo pedinano. Perché si sente osservato. Ma sto giro no. E vabbè. Light va a trovare L. Che guarda un po' che caso sei arrivato al momento giusto, lo sai? Perché? È arrivato un altro messaggino del secondo Kira. Scemo Kira. Ma veramente. Dobbiamo continuare con sta farsa? Sì. Fatta restare e basta, dai. Non so di cosa parli. Fai partire l'RVM, dai. L'RVL. Famo che non è successo niente. Rinuncia a incontrare il vero Kira. C'è sta una profezia, una burocratura. No, aspetta. Ramma, come aveva detto Light? No, 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 punirò i criminali non ancora uccisi dal vero Kira. Finché non mi noticerà. Ciao, ciao. Oh mannaggia, rinuncia a incontrare il vero Kira. Suppongo che ormai questo uscirà di scena. Non ci pensavo più, dai, se sono già incontrati. Come fai a dirlo? Ma come fai? Buon Dio ragazzo, mi avevano detto che era intelligente. Mo questo che ha pensato solo ai cazzi sua? Rinuncia così? Senza essersi tolto lo sfizio di incontrare Kira? E se ne esce con sto discorso da solo? Mo ce pensa, prima no? Non sembra manco scritto da lui. Nero, nero, nero. Ma perché sti primi piani quando si mblmbla la roba? Anche meno. Comunque, ah ah! T'ha scioccato subito Light. E mo che fai? Eh? Guarda che è le sveglio, eh? Se è come dici te, allora anche il vero Kira non ha pensato molto prima di agire.
Ma Girone de Frittatone, Light se pia per culo da solo. L'unico che può farlo ammette i suoi errori. Ma lo vedi quest'uomo a tutti i pregi? Non so io che glieli appioppo, è lui che è sempre più dura, raga. Bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, famiglia perfetta, fortunato, entusiasta, amorello, talento, simpatico, scuro, diselegante, voglia di obiettivo, atletico, complessivo, verso sei oggetti, uomo e autocritico. Non so nemmeno se esiste come parola, però per lui esiste. Fa autocritica, autocritichira. Questa è arrivata all'improvviso. Ed è sempre più raro trovare persone che ammettono i propri errori. Ma sarà stato veramente un errore? Infatti, in questo modo magari voleva farci capire che si sono incontrati e facce caga sotto. Light è così, anche quando perde, vince. E quando vince, muori. Tuttavia, questo abbassa le probabilità che Light sia Kira. Del non si sarebbe comportato così per 100. Ma che cosa stai dicendo, L? Sempre sorpreso. Ciro fa la parte di quello sempre sorpreso quando uno parla. Oh, quanto sei intelligente. Oh, ma quanto sei intelligente te. Ma che stai a dire? Ci avrei mai pensato. Le tele dicono buonasera, Ciro. Oh, e va? Eh sì, perché se Light fosse Kira, avrebbe detto a scemo Kira di continuare a dire fatemi vedere L, fatemi vedere L. Anche perché il vero Kira gli avrebbe detto che il messaggio che lo faceva desistere dallo sbragare mezzo corpo di polizia giapponese non veniva da lui, ma appunto dalle guardie. Poi la colpa sarebbe ricaduta su di lui, no sul vero Kira. Perfetto, la ciliegina sulla torta. Una torta? Sti cazzi da ciliegina. Ryuzaki, ora mi faccio chiamare Mark Cartagirelle. Pone girelle? Basta. Mark, sto cazzo. Io non mi sarei mai comportato così. Fossi Kira, senza denti, no, ma non lo sono. Invece lo sono. Non gliel'avrei mai detto questo, perché se il secondo Kira avesse detto fatemi vedere L, fatemi vedere L, tu te saresti fatto vedere? No. E lo vedi? Ma con chi pensi di sta parlando? Col vero Kira? Non dirlo mai più, Light! Non dire se io fossi Kira! Che gliela fai più male a papà tuo! Già un fartato! Scusa, padre! Ma se posso fare questi esempi? È proprio perché io non sono Kira! Scusate, c'ho qualcosa in gola. Un po' di tossina. E dagli questo mezzo e lette! De meno, frate! Che cazzo fai piani? Questo amore fra due puntate e mezzo! Ma chi sei? A stop e di, raga, a stop e di. Foellettina Creation! Io la seguo! Ma io sono contento che la percentuale che Light sia Kira siano scese del può essere che mi sono sbagliato per 100. Perché Light è il mio primo vero amichetto! Attenzione, L, drop the bomb! Poi stiamo in Giappone, te l'ho detto. Se uno se ne esce così, è proprio una cosa seria, eh. E Light Zan, e Ryuk Zan, e Ciro. Se non fosse che L sta di più cazzate di te quando dice al professore che i compiti li hai fatti, eh. Ma te l'ha mangiati lo Shinigami. Io me l'ero sempre chiesto se dicesse la verità o no. E mi ero presa pure a male per L, no? Che magari sarà affezionato. Ma invece sono tutte cazzate. L è bugiardissimo. Lo dice proprio la creatrice. Leggi? Pure le percentuali sono sempre farse. Lui assicura al 90% che Light è Kira. No, può essere può L per 100. Quindi L ha amici? No! Mente spudoratamente! Farime c'è e citte! E lo vuole solo catturare! Sto maledetto! Ma L ha detto, so d'un fami veri! Non se fanno scrupoli! Scrupo L! Oh, però tutte le parole fittano! Che vedevo di... E poi che bello cazzo sto anime fumetto quello che è! Troppo bello! Una cosa che te sveglia il cervello in sto mare de niente! De finali dove la gente impazzisce a caso! Ah, e come no! Pure io TVTBL! Sono molto contento di questo... Perché non torni all'università? A fare un'altra partita di tennis. Stavolta però vendemi i biglietti. Esci fuori da sto hotel. Te presento una con cui sto a uscire. Non vede l'ora di vedere. Ryuk intanto è sempre più appassionato alla trama. Una svolta inaspettata. Mamma, non è che finisce che fate pace. O non riesci più ad ammazzarlo, ammaezzearlo. Avete cominciato a volervi bene. Ma se gli avvelenassi un macaron la famo finita. Come posso ammazzarlo? Mumblete, mumblete, mumbletelle. Niente, cinici bastardi. Gli la fate più a male persino a un dio del muori. Ora più che mai non me devo far vedere con Misa. Stiamo a un impasse. Continuo nelle parole incredibili, ma chi te dice ste parole metti mi piace. Bisogna pensare attentissimamente alla prossima mossa. Devo calcolare tutti i possibili risultati. Variabile Misa! Ah!
Amore mio! Oh, attentato al Kami! Potrà sbattere la capoccia, oh! Mio figlio poteva morire! Sì, lo so, mi ha detto di aspettare 2 settimane! Ma una donna ha dei bisogni! Non voglio che circolino i tuoi pettegolezzi sul fatto che tu sia mezzo sessuato! Mo la gonfio! Che non mi sono regolata? No, hai solo creato 2 testimoni! Guardali in faccia, Misa, e ricordati i loro nomi! Sì, Misa, via! Yeah! E oggi lo vede con un'altra ragazza. Ma meno male che ci ha provato con Takata. Almeno sembra una delle tante. Wow, come rimorchia questo! Rimorchira! Entrano a casa. Ah! Misa! Mi fermi alla rivistella? Faccio la storia su Kiragram! Faccio schioppar cuore a tutte le amiche mie! Senza quaderno! Ma che ne sapevi che stavo arrivando? Ma che spii tu, fratello, dal barcone? Apri la porta e sba! Noi andiamo in camera. Saiu, levate che tuo fratello deve fa roba. Sfonnalo, Misa! Una famiglia molto moderna. Light chiude la porta e parte il grande piano. Ricapitoliamo. Rem, presente. Tu vuoi beh a Misa. E come no? L'ho spiata una cifra dal mondo di Shinigami. No, ma ammettilo tranquillamente, eh. Cioè, ma è una bella cosa, complimenti. Ma sei una freebooter de jealous. Non sono molto avvezza al mondo degli umani, ma percepisco che tu possa esserti risentito del fatto che ho minacciato te fatte secco se la tocchi. No. Non so uno che se la prende. Sono entusiasta. E Misa vuole beh a me. È vero o no? Non me va a far figure, eh? Sì. E Ryuk ride. Non so che cazzo sta a fa marito. Ma la nostra felicità è minacciata da L. Bastardo. Ed è troppo rischioso farti vedere da lui. Si preoccupa per me. Se solo ci fosse qualcuno di invisibile con lo stesso potere tuo. Sarebbe bello. Se solo questo qualcuno lo ammazzasse e ci risolvesse tutti i problemi. Hai ragione, sarebbe tutto sistemato. Misa, gli chiedi a Rem ad ammazzare per cortesia? Ma ho capito! E dillo subito! Ma questa è una serie sur te dico e non te dico! Regà, pure voi state appresso! Siete sconfortanti! Sto a salvare l'umanità per questo! Ma cosa vi piace di lei? A te, Jealous? Che cazzo di gente siete? Perché caruccettina, guardala! Come fa a volergli male? È come un cucciolino! Comunque qua Light c'è prova! A sto punto usiamo Rem! Perché se uccidesse L per Light, mica morirebbe! Per il semplice fatto che a Rem non piace Light! Quindi anche se gli allunga la vita, sti cazzi! E si aggirerebbe anche la regola che dice che un dio del muori non può dire i nomi della gente ai possessori del quaderno. Questo no, ma non c'è una regola che dice non te puoi mettere d'accordo con dio del muori per farlo diventare il tuo assassino personale? No, non mi pare. Ma io non so un cazzo, quindi. E ok. Ma che devo fare? Non ho capito. Chiedigli di uccidere L! Ah sì! Rem, blitz, blitz! Ammazzi L! Blitz, 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 PLITZ! Saremo una famiglia felice! Io, Light, tu e Ryuk! Le uscite a 4! 4 shit! Manco ce crepi! E avevo risolta la serie. Che dici? Vabbè, dai, stavo a giocare. Ci sarà sicuramente qualche magagna. Te pare che potremmo risolverla così? Però devo chiedertelo, eh. Ci ho provato. Fatemi causa. Vabbè. Scusa, che hai detto? Ho detto vabbè. Ah. Scusa, che hai detto? La sindrome di Misa ha colpito pure lui! E come hai detto tu, me ne sbatto di L ed è tutta alfabeto. E te me fai schif. Grazie, l'ho apprezzo molto. Quindi ucciderlo non mi cambia niente. Te sei contenta se lo ammazzo? Ammazzare chi? L! Sì! Allora lo ammazzo. Grazie, Rem! Scusa se per colpa mia che ho spiattellato il segreto di come uscire un Shinigami ti ho messo in sta situazione. Ma fa niente, sei così caruccettina. E chi è la piccolina del cimitero? Io! Light, se deve riprendere. Aspettiamo un attimo. Mo se ripia, dai. È il dio del nuovo mondo. Però questa è stata una botta. Aspetta un attimo. Che te si chiede 2 secondi, mamma mia. Terra chiama Kami! Ci sto! È che, cioè, è finito l'anime. Ed allora è Ryuk che si intromette. E no! Fatta i torsoli tua, Rem! È la mia sitcom! La mia, non la tua! E fine delle trasmissioni così? Oh, l'aveva chiesto pure a me di dargli una mano! Io ho rinunciato a un meleto per continuare a seguire sta serie! E mi interrompi così? Non la riconfermi? A quanto pare, sì, L morirà così. Fine!
Madonna ragazzi, questo anime, io quando ho sentito sta cosa ho fatto: ma che davvero? Cioè sembrano le cose che tu dici, ah ma non potrebbe far così, lo fanno qua, capito? Uno cerca di trovare le magagne ma non c'è sta un buco in sta trama, hanno pensato a tutto. E allora tutto finito così? L è fregatissimo? Come fanno a contro il soprannaturale? Tutto finito?